Allora, siamo qui con tre talenti dell'Accademia che sono Manuela Lavecchia, Federico Laganà, Eugenia Goria. E la vostra età? 22 anni. 22 anni. 27. Allora, ci parlate un po' dei vostri sogni. Il tuo sogno nel cassetto qual è? Il mio sogno nel cassetto è di diventare una cantante e una pianista e infatti sto studiando per questo. Hai avuto delle esperienze prima nel mondo dello spettacolo? Sì, sono sempre stata in realtà nel mondo della musica fin da piccola e ho cominciato a studiare pianoforte all'età di 6 anni e poi a 12 anni, 13 anni ho cominciato a studiare anche il canto e poi li ho uniti e adesso suono e canto. Il tuo genere qual è? Il mio genere è R&B. È soul, diciamo. Insomma, è abbastanza importante, no? Come tipo di repertorio. C'hai una cantante in particolare che segui? Sì, il mio cantante preferito in assoluto è Stevie Wonder. Perfetto, un nome, una sicurezza. Il tuo sogno? Beh, anche per me è poter lavorare in maniera professionale nel mondo della musica, e poter tirare fuori ciò che ho dentro, insomma, e cosa che mi sta aiutando con l'Accademia Spettacolo Italia, appunto. Allora, il tuo genere qual è? Il mio genere è Latin Pop, il genere latino. Io sono italo-spagnolo, a me piace moltissimo, mi identifico molto nello spagnolo, a me piace moltissimo cantare in spagnolo e pubblico anche dei video su YouTube. L'Accademia Spettacolo Italia tra l'altro mi ha anche aiutato a raggiungere più di 100.000 visualizzazioni su YouTube con il video della mia cover in spagnolo ed è stata una grande soddisfazione comunque. Il tuo cantante guida? È appunto spagnolo, è Juanes, che a me piace moltissimo, è un grande cantante latino, famosissimo appunto in Sud America, insomma. Senti, tu vieni da Asti invece? Sì, io sono di Asti, però vivo qua a Roma da qualche anno. Il tuo genere qual è? Allora, il mio genere è pop R&B e diciamo che cerco di fare questo genere perché lavoro sia come ballerina che come corista con artisti già conosciuti, ad esempio Meneguzzi, Moreno, il rapper, e io vorrei fare proprio qua in Italia un progetto di questo tipo, quindi sia ballato che cantato, un po' all'americana. Un progetto tuo personale già realizzato? Sì, per adesso l'ho realizzato autoprodotto da sola, ho pubblicato un EP con un singolo, un videoclip, eccetera, e ovviamente anche tramite l'Accademia si spera di poi trovare qualcuno che ti dà una mano per arrivare a un prodotto, diciamo, fatto e finito. Ma che cosa stai imparando proprio all'Accademia? Allora, in Accademia la cosa più bella, secondo me, è proprio vivere e questa nostra passione con tanti ragazzi giovani, confrontarci anche tra di noi e quindi da soli tra di noi capire i nostri punti di forza e quello che non va ancora bene, e ovviamente anche grazie ai docenti che sono dei professionisti di altissimo livello e che ci stanno seguendo e di volta in volta ci fanno capire quello che manca, ecco. C'è qualcosa che volete fare insieme, un assaggino per concludere un'intervista, così 2 secondi da fare insieme? Ve la sentite? Così a cappella? Okay. Sì, ancora sono spinato, facciamo. Vai. Ok. Io non me la ricordo. Sono proprio 2 secondi. Okay. Facciamo una pillola. Vai, vai. Corazón espinado. Como duele, me duele, mamá. Como me duele el amor. Perfetto, grazie.